siamo forti. Paolo, non mi fare dire battute, che vai a tappo. A proposito dei sorteggi, ricordiamo che ci sono gli ultimi biglietti per l'estrazione di stasera. Ci sono ancora? Sì, si può vincere una TV, un TV Color 32 pollici, in HD, si può vincere una mountain bike o un frullatore. Come volete una mountain bike frullata? Volete una mountain bike frullata? No. Un televisore con i pedali? No. Vabbè. Noi facciamo di tutto. Io mentre guardo se sono pronti, ragazzi, sì. Adesso il prossimo gruppo saranno i Sunrise, che ci delizieranno con delle cover dei Pink Floyd. E dopo ci saranno gli Ottoni Animati. Certo. Chiaramente ci sarà il concerto degli Ottoni Animati che chiuderà la serata. E dopo durerà più di un'ora. Tra l'altro, ragazzi, ma cosa avete alle mani? Un grande applauso, per favore! Calore! Grandi! Noi teniamo botta, è dalle 8 di mattina che siamo qua. Quindi cerchiamo di stare svegli così. In vino veritas. Appunto, Michele, quindi facciamo. Vabbè, no, io non ho scheletri nell'armadio, posso dire quella qualsiasi. E allora, Michele, noi siamo pronti, siamo pronti. E allora io ringrazio Paolo innanzitutto. Dov'è Paolo? Paoletto, l'ho sentito la tua voce. Qui. Fai il tuo lavoro, io mi sto qui dietro. La senti questa voce? Ti volevo dire, questi ragazzi ci teniamo da sottolineare, sono dei ragazzi tutti di Trapani, Paceco, insomma, ma studiano tutti fuori e si ritrovano insieme per le grandi occasioni quella di stasera. Non potevano mancare al concerto del 1° maggio a Paceco. Allora, devo dire che tutti di solito stanno fuori e sono tutti raffreddati. Il problema è che ogni gruppo ha un elemento pacicoso e l'abbiamo invitati anche per questo. Giusto. Allora, andiamo. Voi. Se sono pronti noi. I Sunrise. Ok, vai. Sono quasi pronti. Dario, togli le luci dal palco, facciamo un piccolo check e iniziamo subito. Dario, giù le luci dalla regia, grazie. C'è un piccolo check. Sì. Ehi, sì. Questa è una piccola prova, iniziamo subito. Sapete, quando ci sono tutti questi gruppi che si alternano, bisogna checkare, questo è il termine specifico, di tanto in tanto i suoni. Sì. We'll be right back.
voi che facciate un applauso a me. In cosa questi magnifici ragazzi, vi presento Nino Lo Schiavo alla chitarra, Yuri Camarelli alla tastiera, al basso Vito Gulpetti e alla batteria Vito Gulpetti. Grazie mille, grazie mille. Buona continuità. Paolo, è una sera che tu dici grazie mille, quello era Garibaldi a dire grazie mille. Allora Paolo, noi dobbiamo perdere 2 o 3 minuti. Intanto, bis, avete un altro brano? No. Mi dispiace, Bis non c'è questa sera. Certo. C'è un altro gruppo, penso così. Sono animati da Verve. Ma chi è facendo non li conosce proprio nessuno. No, no. Faremo fatica a presentare. Nadia, non li conoscono nessuno. Ah, sì, il vino Veritas. Vuole il vino, dai che dobbiamo fare. Però scusate, io non vi vedo. Guarda, ci sono pure i bicchieri, dove sono? Prendere il bigliettino. Si può anche uscire l'acqua fresca. Però se per esempio. Ma io avevo. Ritmo. Pa. Parabarabapa. Parabarabapa. Paolo. Parabarabapa. Sì, cosa ti ricorda? No, non li conosco. No, assolutamente no. La marcia per Ma non siamo conosciuti. Ma no. Chi avete invitato stasera, ragazzi? Ma chi? Ragazzi vogliono il vino. Vabbè. Tutto si basa su questo, sul vino. Sono fregati i bicchieri. Vino Veritas. Paola, dove l'hai messo i bicchieri? Paola. I bicchieri sono lì. Però, possono anche accomodare, tutti bevono dalla bottiglia. Okay. Vai alla fonte, dai. Vai alla fonte. Allora, diciamo che cosa? Dicevamo, lei ha dato un ritmo, ma nessuno ha risposto, quindi... Per esempio, allora, le mani come sono? C'è qualcuno che ha dei problemi alle mani? Stasera? No, vediamo tutti con le mani? No, sono tutte mani festate. E allora, però... magari un po' di ritmo. Non li sento, non vi sento. Allora, se voi non siete con noi, loro non arrivano. Diamo qualche Ve lo posso assicurare. Diamo qualche indicazione, magari. Allora, io so che nello scorso dicembre hanno suonato nelle maggiori piazze di London City. Ovvero Londra? Ovvero Londra? Ovvero Londra. Tipo, sei qualcuno? No, io so solo che a Londra hanno sempre siti. Hanno Piccadilly Circus. Manca l'acqua, non lo so. Anche qua, però, noi accomodiamo con l'acqua minerale. Non ci facciamo, non ci creiamo tutti questi problemi. Quindi a Londra ci sono stati. Poi? Niente, ancora non ci siamo, no? Qualche altro indizio. Hanno vinto la selezione del Festival Internazionale Serbia. Di Street Band. E già ci possiamo avvicinare. Street Band significa che sono delle band piccole, che street. Stanno molto street. Ma non sono molto street. No, non sono street. Ah, è una band allargata. Sì, perché mi sembra erano prima 8 e poi 12. Adesso sono 11. Hanno perso uno per strada. Okay. Tra le altre cose, questa selezione prevedeva su 51 band, street band. Sono passate soltanto 9, di cui loro chiaramente. Perché le band dovevano essere 9, se erano band vecchie non le pigliavano. E adesso parteciperanno a questo festival a giugno a Bilbao, in Spagna. Bilbao, ok. Ma per caso hanno partecipato pure a Linea Verde? Sì, mi pare proprio di sì. E allora? C'è qualcuno che sa di chi allora, si parla? Penso che tutti guardate Rai 1. Ma Rai 1, tutti pagate il canone qua, no? E siete tutti incastrati. Senti, Rai, Paola, tutti. Questo spettacolo potete vedere su Rai 1, Rai 2, su Rai 3, su Rai Assai. Che ti stavo a dire che sono in casa? Su Rai Assai e diciamo è sul digitale. Ma sicuramente fra pochissimo sentiremo un po' le loro note.
da lontano e piano piano si avvicinerà. Ma per caso come street tu intendevi strada? Ma io scommetto, allora, scommetto la qualsiasi cosa, che tutti appena sentiranno le loro note inizieranno a ballare. Allora, chi non balla, cioè, è impossibile non ballare con le loro note, impossibile. Però non ascolto niente, ancora non sento niente. Ancora non sentiamo, però sai, forse vogliono l'incitamento del pubblico. Ragazzi, tutti insieme, con le mani però, per favore, se no loro non iniziano a suonare. Con le mani sbucci. Vai. Si può... pa parara, 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 pa 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 pa, parara, parara. Wow! Oh, dai, che stiamo pure a tempo. E allora, li possiamo annunciare? Finalmente. Allora, sì. Abbiamo un gruppo fantasma, perché ancora no, non ci perviene. Dove sono? Sì, ma loro poi arrivano, allora, silenziosi, diciamo, perché non sono poi così tanto silenziosi. Loro si avvicineranno qui vicino a noi, piano. Però naturalmente per iniziare a suonare hanno bisogno di sentire il calore del pubblico di Pacheco, ragazzi! Sono molto timidi, il problema è questo. Sono fiati, soprattutto. Io ho me fiate, l'altro fiate, tante fiate sono proprio. Sono affiatate, diciamo. Allora, l'ultima nota, loro hanno... Te l'ho detto, eh sì! La vuoi sapere? Do. Allora, prima nota cassa, do. Giusto. Un soldo, un si fa, un soldo, un si fa, un è la pausa. E allora, qua in tempo di crisi noi dobbiamo imparare anche un solfeggio cantato che va bene così. Chi sa di musica sa che va bene come pausa. Meno pausa per le persone più anziane. Nadia, allora io volevo dirti una cosa, Nadia, Michele, intanto ringraziamo tutti i gruppi che sono stati qua, che ringraziamo per la loro partecipazione, solo per i regali noi li facciamo, per lo spettacolo che hanno dato, la loro musica. Sono stati veramente tutti bravissimi. Bravissimi, molto disponibili, perché naturalmente oggi 1° maggio, chi arrossiva, chi beveva, naturalmente sono stati un pochettino tutti un po' limitati su questa grande festa, perché naturalmente si sa benissimo che 1° maggio c'è la rossina, c'è la rossina, insomma. Io oggi qualcuno l'ha lasciata così, esatto. Io per esempio oggi niente canna arrostita, diciamo, manco 1° maggio mi passi, solo pesce, disgraziata. tutto pesce. Allora io sto cercando di farmi l'orecchio lungo per vedere o per sentire se c'è qualche ottone che fa qualche rumore, però lo possiamo, a questo punto li possiamo annunciare, giusto? Allora, dall'idea del 2008 di Alessandro Mancuso, è giusto? E Anguzza. Si sentono Michele? Allora, silenzio, stanno arrivando. L'importante è che si sentano bene come ci sentiamo bene noi. Stanno arrivando, ragazzi. Wow! Qualche ottone lo sento. Sento quella tromba fantastica. Paola, solo la tromba tu senti? Sì, e che cosa devo sentire? Sento la tromba. Almeno la sento. L'amore è fatto di panna. E vuoi dire sembra una panna? Adesso sono davvero loro, si sentono, arrivano, anche lei sente, arriva. Ragazzi, arriva. Io mi sono divertita con loro per tantissimi anni, sempre, ballando e scherzando con loro. E allora per voi, ragazzi, annunciate voi i grandissimi... Ma prima devono arrivare. Sì, stanno arrivando. Ormai sono vicini, sento la loro presenza. D'altronde è un gruppo che è nato proprio per fare un giro per le strade, diciamo, è un gruppo così. È nato la fantasia, diciamo, di Alessandro Mancuso,
e anche di Giuffre, devo dire, non solo di Angusto, Giuffre. Diciamo che Giuffre è stato il loro primo sponsor. Sì, che hanno unito la musica al discorso culinario, al sapore della Sicilia, quindi un sapore non solo di note quindi musicali, ma anche delle note proprio di, a livello di sapori particolari. E questo loro sentire la Sicilia l'hanno esportato in Italia e nelle trasmissioni, come ho detto, su Linea Verde, su Rai 1, poi anche in diverse trasmissioni radiofoniche in Serbia, che hanno vinto anche un concorso a livello, hanno portato questa musica, che non è solo una musica balcanica, non è solo una musica etnica, è diciamo un misto di culture che come noi siciliani abbiamo subito, ma nello stesso tempo abbiamo fatto nostre, e sono nostre tutte queste cose, sapori, odori e suoni. E anche la Bagnata è un suono particolare che rende, io delle volte ascoltavo, uscivo dalla finestra a ascoltare questa cosa, che è una delle loro musiche, delle loro canzoni che hanno scritto, è l'odore, il sapore della nostra terra, ragazzi, la famosissima terra. Però no, terra è terra perché è l'odore, il sapore della nostra terra. E allora, è fantastico. Noi adesso abbiamo sì, praticamente abbiamo detto delle parole in finiamo più. Di dire non sapevamo che cosa dire perché aspettavamo di sentire i loro suoni, però capisco che si stanno avvicinando e quindi possiamo smettere di dire stronzate e ascoltare finalmente gli Ottoni Animati nella loro. Ragazzi, divertiamoci, okay. E parliamo con loro. Vabbè, aspettiamo di parlare, lo so che va bene, però non è colpa nostra. Non li vedevamo, erano allora, fantasmi, e quindi e va allora, bene così. Io ne approfitto, ringraziamo nuovamente l'associazione che ha organizzato questa manifestazione. Ringraziamo voi pubblico che ci avete seguito chiaramente. Voi siete stati veramente molto generosi. Ringraziamo nuovamente tutti i gruppi che si sono esibiti. Anche perché l'hanno fatto in maniera volontaria, senza nessun senza tipo di nessuna ricompensa, e quindi questo è da apprezzare, anche noi del resto. Ma io non vedo Nino Migno qui, però capisco che sarà insieme ai Ottoni Animati. Nino, allora ringraziamo anche i ragazzi che hanno collaborato nell'organizzare tutta questa serata, che soprattutto che non è a maniera ufficiale, quindi non fa parte del comune, perché noi questi sono ragazzi al di fuori del comune, non sono ragazzi sì, così, no. Capito? No. Quindi arriva, sono arriva. Allora Peppe, Nino Raccolta, allora, Nino Raccolta, Nino Mia, Peppe Mazzella, ah, ce l'hai, Peppe Militello, Rino Martinico, Paolo Reina, grazie a tutti loro. E accogliamo chiaramente con un grandissimo applauso e davvero ballate, cantate insieme a loro, anche perché vi ricordo che hanno in programma un tour per tutta l'Italia, ma soprattutto ci stupiranno a breve con il nuovo singolo cantato, quindi non solo suonato. Cantato? Da chi? Lo realizzeranno con un cantante giamaicano che si chiama Raymond White. Era maicano? Giamaicano. Da tempo. Ok, arrivano, sono loro, gli Ottoni Animati. E allora, animati e la loro completezza. 11 persone che suoneranno per voi e per divertirvi. Una buona serata e all'anno prossimo per un altro primo maggio che sia una festa e che, vabbè, San Giovanni a Roma ci sarà un concerto. Ragazzi, no. Basta, balliamo con gli Ottoni Animati. Ciao! Buonasera a tutti. Grazie da Michele, Nadia e Paola. E tutto il resto dell'organizzazione. Lascia il microfono a Sede. Ma quando arrivi qua, ci battericcia, è un mascolo mio.
No, allora hanno il piacere di vivere,
vivere per vivere. Io vivo per dimenticare di aver bevuto. Non sono scheduto. Non sono razzisti, preferisco anche il bianco. Io non do le spalle al pubblico, le presto. Sì, sta. Allora, l'ultima volta che gli ottoni animati hanno suonato a Paceco era agosto 2009. L'ultima volta che gli ottoni animati hanno suonato a Trapani era ottobre 2011. Dopo Cristo. Noi vogliamo fare un brindisi a coloro che hanno organizzato questo grandissimo evento, che hanno portato gli ottoni animati di nuovo in provincia di Trapani e hanno riempito di nuovo la piazza di Paceco. Più forte! Un applauso a voi che avete aderito a questo invito. Grazie Paceco! Grazie ottoni animati! E siccome per le strade asciugano... Grazie a tutti, arrivederci! Buona musica! Avete messo il CD? No. Le Monico, la traccia numero 3. Non lasciare tracce. Thank you.
Thank you.
questo modo non vedo un cartone che mi viene in chimio, non so se sarà più. 233.
forza, forza! Chi digerisce la salsiccia, la pancetta, pasta con l'aglio, i bici, i cascoccioli, tutti cosi! Samula, no, no, no. Ma lascia!